Questo è il vuoto, se non macellare, che vedete qua. Questo è il vuoto. Tra qui e qui c'è pochissimo ozono, cioè l'impianto non ci sta. Allora che faccio? Mi invento una tecnica dove metto 1, 2, 3, 4 impianti qua davanti. Un coniglietto. In realtà noi abbiamo i denti fino a qua. Vedete, il giudizio è qua. Qua non c'è, me l'ha tagliato in 3D, ma in realtà qua abbiamo altro osso. Allora vado a mettere un impianto qui. L'impianto è questo, allora. Poi me lo fate riavere nella scatoletta. Lo potete aprire. Quello in Italia non si è fatto una mascella, per esempio, di questi 1200 euro. Questo è un po' arriva. Pensa io. Quello è un impianto dentale. Non è una vite, no? La metto qua dietro, metto. Queste sono le viti premi. Zigomatico uguale, come questo solito. Invece che metterlo qua o qua, si mette qua. E poi c'è un braccetto che lo unisce lì. Ma è sempre così. Quello in Italia lo, non so quando lo vendono. Questo è quello vicino di questi. Costo di produzione. Io sono stato alle fabbriche, ma non ho detto quanto costa, non quanto lo paga il dentista. No, lei dice 25 euro un impianto dentale, produrlo alla fabbrica, tolto anche le tasse, ancora non ha pagato le tasse, il costo di produzione. Ma quindi qualcosa è sempre quello, alla fine, perché le palle in titanio arrivano tutto dalla stessa costa. Lui dice 10 euro. 15 euro. 30. 7,50 5 euro. 5 euro. Allora, supponiamo. Un euro e venti. Si prende in barre lunghe 4 metri, ok, voi immaginate una barra lunga così 4 metri, sono flessibile, l'ho tenuto in mano. Lunghe 4 metri. Nel mondo. Voi immaginate quanto era lungo. Qualcosa è sempre quello. Il massimo che arrivano è 18 mm, ma sono quelli di piedi. C'è un macchinario che ha le frese e non ci sono le persone, proprio sono macchine che le prese. 750. Chi è presente la spegnina? Perché è scorretto dire che l'impianto costa 7 euro. La produzione sono 7 euro, poi cosa c'è? Allora, 7 euro di produzione. Poi cosa c'è? Cosa c'è? La distribuzione. Sotto distribuzione e arriva circa può arrivare che ne so più però cosa c'è sotto dipende dal paese, ma poi cosa c'è dopo? La produzione sono 7 euro. Cosa c'è? 7 euro di vaccinazione.
aspetta, qua può anche variare, perché io posso venderlo al dentista, oppure lo posso vendere a delle catene, che poi lo vendono ai dentisti. Siamo... Nel prezzo finale c'è sul palco, c'è... Paziente. No, c'è il paziente. Poi cosa c'è? Paziente, più stato. La mano che può essere con o senza papà, va separando. Ok, allora qua lo stato se ne è preso una parte, qua se ne prende un'altra parte e qua se ne prende un'altra parte. Qua lo stato più se ne prende una parte il dentista, una parte se la prende la distribuzione, una parte solo in materia prima. E più cosa c'è? C'è anche il margine. Di chi deve fare la produzione. Lì dentro c'è anche il margine. Più c'è il margine anche del dentista. Questo è quello che succede nel mondo. Ma se anche il venditore, se io sono andato direttamente da lui, sono andato dal manager che conosce quell'altro che poi gestisce quello, se no mi diventava e ce lo fa gratis. Se no mi arriva a 10 mi fai l'idea, mi veniva quello che io posso fare. E andare a cercare dei materiali direttamente da chi li produce, andare a cercare direttamente i cervelli, metterli insieme e farli lavorare su qualcosa di innovativo in un paese detassato che ci hanno voglia di fare. Comunque giocatori di serie B, dobbiamo andare in serie A, quelli sono migliori. Noi siamo tutti giocatori di serie B. Io se vedo che non già arrivato, sempre gente già reali sotto il che per 1500 euro viene e lavora da Londra qua quando mi prendeva 4.000 non è quindi soldi tre, stiamo scrivendo la storia che io posso fare. E questo quindi vi ho fatto toccare, e secondo voi onesto, 7 euro per questa vitina, se la riprendi tocca, che c'è di materiale, cioè, se poi ti ricordo che chi le fabbrica deve pagare le certificazioni ogni anno, e sono 1000 euro per mantenere le certificazioni, le conoscete, l'Italia è il paese delle certificazioni, però alla fine i materiali sono di costo, se tu vai a vedere curarsi costerebbe 1500 euro. Quando io mi rompi la gamba e mi arrivo noi un gesso come quello, ero in Paesi Bassi, Olanda, 1000 euro mi era arrivato il fatturato. Gesso 1000 euro, perché era abituato in Sardegna che faceva un gesso di materiale, che secondo voi onesto, ma in effetti lì cosa che c'è di materiale, è il sistema che c'è dietro che lo fa salire il prezzo. Si tratta di mettersi a tavola e dire, cioè, vediamoci poi che c'è di materiale, e 7 euro principali se arriva a 40 subito si pagheranno le tasse di cantare. Non dovrebbero essere tassate, questi sono dispositivi medici che non dovreste tassare, tutto ciò che è salute non dovrebbe essere tassato. Un gesto come quello che produce è che bisogna togliere soprattutto se dico, però dobbiamo se io tolgo la tassazione, se io tolgo il produttore, perché la produzione me lo fa lo Stato può avere una fabbrica di queste vitine che distribuisce in tutte le province, in tutte le aste di queste vitine, si può fare domani, quanto c'è un prodotto interno lordo? In Italia. Fabbriche di piatti sono di 3 ai 5 milioni prima di euro. Se tu togli, che fa lei la produzione delle banche, poi c'è il dipartimento che li fresa e poi c'è la distribuzione e se andrà sempre che sostenici che non lo chiede, questo che salute non lo prende.
e vai direttamente al paziente nella distribuzione ASI. È lì che bisogna togliere. Soprattutto gli racconta, lo fanno per le zucchine, può fare per lì se io tolgo la zucchina, ma io dico che metti che metti 16 impianti, lo fa lo Stato, lo Stato può avere. Gli ha pagate già come tasse, ne ha pagate. Il dentista ne paghi i giovani invece che i disoccupati che se ne mangiano, quindi lì con uno stipendio statale a lavorare a mettere impianti, con i Brasile a 5.000 anni hanno già messo 5.000 impianti. So anche bravi, c'è poi voti che fa la produzione della banca, poi invece che altri gli trema la mano perché non li ha mai fatte quelle chirurgie. Quindi capisci che è anche pericoloso andare dal chirurgo plastico per naso. Mi farei operare comunque più in Brasile, dove a 19 anni iniziano a fare chirurgia. A fare pratica? Certo, pratica patogrammatica. Per le gambe, però. Pratica patogrammatica. Questi devono essere i campi di arruolamento e di allenamento. Le ASL, ma se le ASL invece sono, invece che luogo di fornitura del servizio, la gente che paga le tasse, luogo invece di distribuzione di biglietti da visita di studi privati, capisci che il sistema ASL allora va distrutto, eliminano, perché quello non è il pubblico, è conflitto di interessi. C'è un nome proprio per quello che sta dentro al pubblico per ottenere un vantaggio, è proprio un. Quindi capisci che sollevato il giorno dopo fai il conflitto di interessi. Non è conflitto di interessi, c'è il giro. Proprio quando uno dà i biglietti da visita dentro al pubblico, quello non può essere fatto per legge, ma se fatti i visti che andavo la mattina a fare il tirocinio e cioè, tutti i giorni a questo mi interessava molto. Hanno gli ambulatori privati, questo succede a tutti i livelli, non solo nelle ASL, nel pubblico, succede a tutti i livelli, in tutti i settori, o si lucra al dettaglio in questa maniera qua e si crea un reato, ed è un reato questo, oppure se uno è intelligente dice ma perché devo andare a raccogliere il pizzo porta a porta? Faccio il sistema e chiedo dove arrivano i faccetti qua, facciamo una grande opera. E non è di donazione, cioè rimane qua, la gira nei bigliettini, sì, ok, c'è la lista attesa, meglio, così vengono privati. Ma non è in Italia questo. Dottore, a suo avviso perché questo livello di prezzi che ha dato un ammattore lì è parlato un cartello quando parlava di è una è un motivo storico perché, la domanda è perché nell'Europa è così basso, perché è un motivo storico, sono due storie differenti in Europa dall'Italia o dalla Germania o la Francia. Hanno storie diverse. In Italia, dalle scuole con i macchine. Tu tieni conto che il dentista non c'è più perché devo andare a raccogliere, c'era il medico di famiglia. E il dentista nasce più o meno nel periodo della ricostruzione. Una grande opera. Quel momento in cui iniziano ad arrivare un sacco di soldi, dove non c'è una legge sul ricavo eccessivo, chiunque poteva su un pezzo riprenderlo da cinque. Ma non è in Italia, non c'era una legge che lo prevedeva. La gente ritrovandosi tanti soldi in mano, a un certo punto tutto è lievitato, e anche in maniera esponenziale pure. Mentre nel discorso c'è stata tanta povertà, ma non sono arrivati sopra in questo passo. In genere il ricavo che si fa è da 10 al 20%. Se tu fai un ricarico troppo elevato, come per esempio i dentisti, non c'avevi il certo in Italia, era vuoto lo studio. Allora c'è il vista. Se tu vai in Italia a chiedere anche all'interno un idraulico, penso lo paga 5 euro, quanto te lo vende? Però è legale fare quel ricarico. Qua non c'è la cultura del ricarico. Dove non c'è un è una questione sociale, il momento storico in cui sono arrivati sotto, quando poi il medico ha iniziato a arricchirsi con la figura da medico dentista, poi c'è stata l'università che si è parata e è diventato odontoiatra, ma il dentista non è una figura vista in Italia come il medico perché era una figura accessoria, il dentista in più era inizialmente perché aveva detto poi ponte, capsule, stai facendo trattamenti di estetica. Non era una figura medica di necessità primaria, era vuoto lo dentista, è arrivato dopo, una figura che è nata dopo, quindi è una figura a pagamento.
quanto sono chi nasce poi dopo la seconda generazione dopo la ricostruzione quando non c'è una figura al pagamento neanche medica, visto un modo così, tant'è che li combattono per prendere le penne e fare il IRS, quasi un po' gli astrini. Sono delle figure borderline, però a pagamento, possono essere a pagamento perché non è di salute primaria. Quindi tu mi chiedi perché si nasce il meccanico, la competizione dovrebbe portare abbastanza. Quando io ora parlo di diritto umano alla salute, ecco che è un libro che è presente in Sardegna, li lasci tutti spiazzati. Perché vi faccio riflettere su un altro campo. Quando loro vanno e combattono in televisione oppure fanno i talk show sui giornali, criticano il turismo all'estero, costa troppo poco, allora è strano. Quando costa troppo poco è strano, se tu dici che sei nato in un paese dove la sanità era, anzi lì a zero non è costa troppo poco, sei nato lì a tal medico che chiedeva i soldi quando veniva a casa. Che a vedere come stava andavi c'era il ticket basso però allora quello è strano perché c'è il ticket quanto è 5 euro ma allora non è normalità però se è il dentista allora lì ci sono queste tesi che servono per mantenere la coscienza quando io la parlo di diritto umano quella che la figura dentista per essere privata qualità fa rima con prezzo per mantenere anche il titolo la cravatta di Stato a giustificare il prezzo quando loro vanno e combattono ti mettono in sorveglianza con i titoli con le cattedre sui cartelli fuori che sembrano in un tonne come se fosse poi alla fine è un teatro ma non detiene che comunque il turismo tra virgolette per espatriare fuori dall'Italia per cosa si detti porterà a portare tutti i dentisti in Napoli non li porterà a questo non li porterà a comparsi e alla fine passerà il mio messaggio diventerà di fronte perché il dentista deve essere strano perché io ti sto portando non è quanto costa se costa troppo poco infatti io però passo dietro e chiedo ma deve essere a pagamento ci sono queste tesi okay. E lì vado su un altro terreno di battaglia e perché la vedono male sto facendo una domanda banale, io ti sto chiedendo, io non ti sto dicendo che daremo Italia costa poco oppure Italia costa troppo, i low cost sono sbagliati, io ti sto chiedendo il medico e il dentista dovrebbero avere un listino prezzi e quindi avere un tarifario sulla malattia? Oppure dovresti pagarlo, dottore, sì che sto bene, se non avete smetto di pagarti. È un conflitto di interesse sulla malattia. La domanda mia è il medico dovrebbe avere alla fine passerà o questo genera un conflitto di interessi dove conviene il paziente malato perché io ti sto portando non è e quanto cosa se costa troppo poco il boomerang dove si inizierà a aprire la fazione di chi inizierà a fare la politica non per lo stipendio perché magari vuole portare delle proposte nuove sto facendo una domanda ci sono alcune figure che non